Buonasera a tutti. Saremmo pronti. Per cominciare con la prima parte di questa festa al calar del sole, che ha come obiettivo quello di presentare Pondeia. Questa strana cosa che Monica ha fatto, che chiama libro ma è forse qualche cosa di diverso, di più vedremo, proveremo a capirlo mentre siamo qui. Io sono Carlo e a fianco a me c'è Barbara e noi abbiamo l'arduo compito di cercare di farci dire da Monica che ha combinato. Che ha fatto. Come dice Santa, una cosa è certa e una cosa bella, poi che cos'è lo scopriremo. E io non ero preparato perché pensavo di dover rispondere a delle domande, invece mi hanno dato il microfono, ho detto fai, e allora mi presento. Oltre a essere adesso un uomo più invidiato di prima, perché dopo questo libro più persone mi invidieranno per essere il compagno della vita di Monica. Sono un ricercatore, come Barbara ha scritto nella locandina, ha detto scienziato. E in realtà le due parole che io volevo dire sono rivolte ai colleghi ricercatori che sono qui stasera, perché dopo parleranno degli aspetti artistici, degli aspetti più propriamente caldi di questo lavoro. Io invece vorrei sottolineare il fatto che questo libro è anche un esempio di ricerca. E ricerca, per che se possa sembrare, scientifica, perché forse la provocazione maggiore che io ricevo dal leggere le cose che Monica fa e dall'accompagnarla nel farle è questa provocazione a dire: se volete fare scienza, se volete fare conoscenza sulle vicende umane, dovete, cari scienziati, abbandonare quest'idea di neutralità, indifferenza. Lo scienziato teoricamente dovrebbe essere un osservatore neutrale, uno che si mette da fuori, osserva senza condizionare. E invece Monica mi sta dicendo no, no e no. Se tu vuoi avere a che fare con gli esseri umani, con le persone, ci devi entrare in contatto, ci devi entrare in rapporto. Devi stabilire un rapporto vero, sincero, perché solo in questo modo riesci a capire profondamente il senso delle cose che ti vengono dette, raccontate, anche se si tratta di cose che hanno a che fare col lavoro, con l'economia, con la produzione, con il commercio, con tutte queste cose qua. E quindi in questo libro io ci trovo anche una proposta di metodo scientifico, che è fatto di parole, immagini, racconti, dentro i quali si sente il fatto che quando si avvicina a qualcuno chiedendo delle informazioni, facendo delle domande, lo fa sempre mettendosi in rapporto, entrando in rapporto profondo con le persone con cui parla. E questa cosa è una cosa difficile, perché non impossibile ma difficile, perché affinché funzioni c'è bisogno di una qualità rara, di una profonda onestà, perché l'unico modo in cui il rapporto in questo modo funziona è se le persone sono profondamente pulite, oneste.
per cui non c'è nessun filtro, ci si fida, ci si lascia andare e si dicono le cose come stanno, anche sbagliando le parole, non dicendo le cose magari in un linguaggio razionale perfetto, però andando a fondo delle cose. E solo in questo modo, riuscendo a fidarsi, allora dal rapporto emerge la conoscenza, l'informazione e quindi la vera conoscenza scientifica. Quindi grazie Monica, perché ci hai dato una lezione a tutti noi scienziati sociali che pretendiamo di studiare e capire le vicende umane leggendo libri, guardando lavori. No, se vogliamo capire le cose dobbiamo entrare in rapporto. Grazie. Passo la parola a Barbara e ti presenterai tu. Va bene. Va bene. Tanto buonasera a tutti, io sono Barbara e sono anche l'artefice della parte grafica e artistica del libro Ondeia. Non mi sono neanche io preparata classica cosa, la scaletta, la presentazione, assolutamente no, perché non fa parte proprio di me, di noi, del nostro rapporto. Vi racconto com'è nato tutto questo. Allora, intanto a proposito dei rapporti, di come Monica fa, come Monica si mette in rapporto con le persone, anche il modo in cui io e Monica siamo diventate amiche, ci sarebbe da raccontarlo, ma insomma, un giorno Monica si presenta con la valigia a casa mia perché aveva visto e sentito, forse più che visto, di me alcune cose che passavano per dipinti, pitture. Si è presentata dicendo: io voglio conoscerti, ecco, ed è stato amore subito, e da lì insomma un affetto, un amore, una conoscenza. Ecco, vorrei subito correggere Carlo, che prima ha detto: anche se non passa attraverso un linguaggio razionale corretto, però è profondo. Ecco, io subito invece scardino l'avversativo e dico che però non c'entra niente, proprio perché non c'è un linguaggio razionale, forse nei rapporti umani si può, anzi senza forse, nei rapporti umani si può andare a fondo. E questa è la storia del rapporto che lega me e Monica, un rapporto di pancia, di cuore, di pelle. E l'anno scorso, una sera di agosto, mentre eravamo cuore a cuore in un locale del centro di Roma a prenderci un bicchiere di bollicine, Monica aveva già in mente, anche se non aveva un progetto di libro, ma aveva già tutto questo, che non so chi di voi già ha letto il libro, ma aveva già tutto questo nel cuore e nelle mani e negli occhi, e mi ha fatto un regalo immenso. Io lo considero proprio un regalo bellissimo, perché mi ha chiesto: te ne prendi cura, lo fai tu questo libro, ne fai un libro. E per me è stata è stata un'emozione, perché poi chiaramente è una sfida, ovviamente, perché avendo letto tutta la storia ed essendomi emozionata tanto nell'ascoltare, nel leggere, nell'ascoltare, vedi, l'inconscio, perché è proprio un ascolto più che una lettura, cioè proprio un immergersi nelle storie, nelle vite, come esserci. Alla fine sentivo proprio il rumore del mare, poi avevo già anche conosciuto questo posto, avevo annusato l'aria, l'atmosfera, e quindi pensare di avere tra le mani tutto questo e doverlo rendere poi un oggetto anche fisico pieno di altre immagini, perché già la storia, già le storie sono immagini, doverne aggiungere è veramente stata una bella sfida. E allora ho fatto l'unica cosa che si poteva fare, cioè lasciarmi andare completamente, togliere la testa, che poi è quello che si deve fare e si può fare per fare immagini vere che siano che siano vere, sincere, ecco, oneste. Allora la testa deve sparire
e deve emergere qualcos'altro, deve emergere quello che tra noi è fortissimo ed è una risonanza profonda. Io non, per chi non ha ancora letto il libro, non voglio anticipare contenuti, però mi sono segnata solo un po' di parole da cui vorrei poi provocare Monica in una chiacchierata. E perché? Perché leggendo le storie, sapendo poi bene come sono nate, insomma, riflettevo su ciò che accomuna più che ciò che separa tutto il tuo percorso e le storie dei pescatori e di tutto questo mondo che hai raccontato. Ci sono tanti punti in comune, tante similitudini, tante cose che legano, ovviamente, perché siamo esseri umani e quindi... E queste cose sono raccontabili in coppie di parole che io ti dico e poi tu scegli da dove partire. Una coppia è speranza, certezza, tempo, istante, assenza, presenza, sfida e riuscita, rapporto, solitudine, intuizione, azione. Non dico pancia, dico intuizione, azione. Ridiamo perché ne parlavamo giusto stamattina. Da dove vuoi partire? Speranza, certezza? Qui ci sono due fronti, in un certo senso, che si possono fondere benissimo. Speranza, certezza è una dimensione per la quale riuscire a sentire l'altro, chiunque esso sia, e stabilire una dimensione di rapporto fa sì che nel momento in cui quella cosa succede, il rapporto si stabilisce, diventa immediatamente certezza della possibilità di quel rapporto. Questa cosa nasce se, come diceva Carlo prima, riesci a fidarti e ad affidarti all'altro anche se non lo conosci. Ed è la cosa che è successa a me con ognuno di loro. Qui ci sono Rocco, Peppe, a cui mando un bacio enorme, non ci sono tutti, ed è quello che dicevo è successo con loro. Io mi sono avvicinata e mi sono avvicinata con interesse. Dico l'interesse, non l'interesse, non questo, non l'interesse della parte, insomma, razionale, perché dovevo fare una ricerca. Vi posso dire che l'idea di fare una ricerca non c'era nel progetto a monte, e vi spiego perché. Io nel libro l'ho scritto, questa storia è cominciata nel 2014, qui c'è Claudio con cui io ho lavorato e continuo a lavorare, che così, una chiacchierata per puro caso, in un momento in cui ero fortemente in cerca, sapete quelle cose del tipo che faccio, chi sono, il ruolo nel mondo, non so bene, ho fatto la scelta giusta ma forse avrei dovuto fare altro nella vita, l'esigenza di cercare qualcosa che non sai bene, non gli sai dare una forma, non gli sai dare un nome, però è un'esigenza che ti dice, ti porta ad andare. E allora quella chiacchierata con Carlo fu, con Claudio, pardon, fu, mi accese una lampadina, cioè mi regalò una possibilità che ancora non sapevo cosa sarebbe diventata. Quando, dopo quella chiacchierata, e vi dico che ancora il progetto a cui poi ho lavorato dopo non era ancora iniziato, mi fece
andare, mi ricordo che ero sulla spiaggia della Tonnara, ho detto, ma se c'è questa idea di progetto, ma fammi andare a vedere, c'è un progetto che si deve occupare di capitale sociale, di capitale relazionale, anche se sti nomi un po' stridono con quello che io ho trovato veramente, quello con cui mi sono confrontata, sono termini un po' troppo economici, già il capitale, la definizione di per sé non torna, non risuona rispetto a quello che io ho trovato poi in mezzo alle persone. E quindi quando mi sono avvicinata a loro e vi posso dire che c'era tutto un intorno che diceva no vabbè, ma guarda, sono persone che diffidenti, non sono propensi al dialogo, ma io mi sentivo quasi comunque i piedi camminavano per me, nel senso io andavo senza sapere, ma forse mi mandano via, vabbè, ma che sarà mai? Quella cosa che dico che mi ha mosso è proprio quella che Barbara dice essere speranza certezza. Da una parte c'è la speranza che qualcosa di bello accade, diventa immediatamente certezza nel momento in cui fai il rapporto con le persone e diventa una cosa a due, cioè non è la proposta, è la mia proposta, è stata la mia proposta in quel caso, ma ho trovato anche una fortissima rispondenza. Vi posso garantire che se non coinvolge entrambe le persone non diventa rapporto, diventa un monologo, una cosa da, cioè tu te la canti e tu te la suoni. E non è quello che è successo, quindi devo per forza derivare che forse mi sono avvicinata nel modo giusto, lo vedrete poi nei video, spero arrivi. So che per chi lo ha visto, insomma, quella dimensione è arrivata forte, prepotente direi. E quindi è la speranza certezza dell'esistenza dell'umanità. La dedica che io ho scritto, cioè la dedica è all'umana bellezza, perché sono assolutamente convinta che cioè, si tocca. E qui io veramente ci nuoto, davvero, è una bellissima sensazione tra le altre cose che quindi, a pelle ti fa stare bene, poi magari quegli incontri fanno sì che ci dormi su, ti fai un bel sogno. Si sa bene perché, poi ti svegli al mattino e la giornata parte assolutamente bene, meglio. Faccio una parentesi, tanto lo sai, noi lo sappiamo che non essendoci una scaletta possiamo fare stravolgere appunto quello che non c'è. Mi è venuto in mente quando hai detto sogno, ti fai un bel sogno, allora, per chi ha già preso il libro e magari l'ha sfogliato anche se non ancora l'ha letto, avrà visto che ci sono, oltre c'è tutto lo scritto del racconto, ma poi ci sono dei testi, no? Dei piccoli testi, le gocce come le chiamo io, che invece di creare delle note ho messo il simbolo della goccia, perché Ondeia, è Ondeia fino alla fine. Ci racconti che sono quelle note? Allora, quelle le ho recuperate, sono tutte insomma note che ho ovviamente scritto ed è stato il 2015, quell'anno in cui ho portato avanti tutta questa cosa, ma molte di quelle note sono sogni, ma non a caso la prima apertura dice i sogni guidano i miei passi, ed è quella dimensione assolutamente irrazionale, non cosciente, con cui tutti, ce l'abbiamo tutti nel sognare manteniamo questo filo, con questa dimensione che è quella, mi verrebbe dire, come quella di un bambino che ancora non usa la parola eppure si fida, si affida, ride o piange sentendo, toccando soltanto e sentendo l'altro. Ecco, il sogno fa questo rapporto in quelle 8 ore in cui siamo assolutamente vivi, non morti, ma cioè, dormiamo. Stabiliamo quella dimensione così forte e profonda che poi laddove, non è detto che il sogno te lo devi spiegare, io parlo proprio di sensazione, che al mattino ti svegli è diverso dal giorno precedente in cui invece magari il sogno è andato granché, e uno ci fa una ricerca su, è un modo non didascalico, certamente non vai a cercare a trovare il nesso,
fai andare semplicemente il corpo. E quindi quelle note sono spesso sogni che raccontano di me, del mio vissuto, e soprattutto forse in quell'anno così denso di mille cose, non una ma tante, a partire da, insomma, quindi la ricerca, gli incontri, che poi vi posso garantire che tutti gli incontri fatti e tutti gli incontri della mia vita mi mettono in generale più o meno in crisi, soprattutto quando sono belli, sono quelli per cui, no, mi capita anche di vedere qualcuno che si muove in maniera bella e mi scalda proprio il cuore, quello è il motivo per me di crisi, cioè crisi bella, nel senso bello, per, non lo so, per trasformarmi io stessa. E torniamo nuovamente alla speranza certezza, cioè la certezza di qualcuno che fa qualcosa diventa cemento per te, qualcosa di bello. Ed è una sorta di movimento che coinvolge l'umano, coinvolge tutti, se vogliamo far emergere questa dimensione, se lasciamo che questa dimensione cammini per noi, a posto della capoccia. La capoccia serve solo per, cioè la mettiamo al servizio, La mettiamo al servizio, però è muoversi a panza. E a proposito di intuizione e azione. Intuizione e azione. Tutti intuiamo, cioè sono assolutamente certa che c'è qualcosa che scatta e siamo pieni di belle intuizioni. La differenza rispetto a quella che chiamo pancia. Cacchio. Allora, rispetto a quella che chiamo pancia, movimento, è quando dai voce a quell'intuizione. Quindi proprio diventa un tutt'uno. A volte resta un'intuizione che dorme un po' per qualche... Però le due cose sono assolutamente, possono essere insieme nello stesso momento, perché, per cui diventano simultaneo, cioè ognuno di noi ha tempi di risposta diversi. Quindi poi questa combinazione, queste parole dicono l'uno e l'altro in una fusione che è quella, rispetto a Barbara, è quello che succede fra me e lei, è successo soprattutto nel libro fra me e Barbara, espressione proprio del rapporto che abbiamo, è un'onda. Quando questo libro adesso in realtà è il risultato di due identità, la mia, mi dicono di scrittrice, me lo prendo, ho scritto, si legge bene, come qualcuno ha detto, e poi, come ha detto Barbara, io ho affidato il mio bambino, perché questa l'ho chiamata nascita, perché è giusto, cioè è giusto riconoscersi qualcosa di nuovo. Quando, e qui Angela non c'è, ma c'è, non è presente fisicamente, quando lesse per la prima volta il primo pezzo, in cui io mi sentivo titubante, però dicevo, boh, sarà che torna, non torna, le cose hanno preso, poi sono andate rapide per modo di dire, perché è durata 9 mesi, l'ho chiamata gestazione, non a caso, ma non perché avessi difficoltà poi a scrivere i pezzi nel momento in cui mi decidessi a farlo, era fra un pezzo e l'altro, ci sono quelle pause che uno si prende, in cui succedono mille cose, però una volta finito, dissi a Barbara, ed ero certa, quella certezza, sempre, non cosciente, che ci sarebbero nate nuove immagini intorno, ed è quello che è successo, quindi è come se cioè è un'onda, mi viene in mente insomma anche la coppia di Pisci Spada che tu hai disegnato, che... e quindi è una bella fusione, un bel risuonare tra quella che ho, questa cosa che mi sono inventata in qualche modo, e Barbara che ci ha messo su la sua identità di artista e ne ha fatto quello che vedete.
e si vedono nettamente le, permettetemi, nettamente insieme, scusa, insieme le due cose. Quindi è una bella, bella cosa. Tempo istante, perché li hai citati tutte e due queste parole, e allora io te le riscaldo. Ma sempre, tra l'altro, tutto questo era nato perché, come ti dicevo, speranza, certezza, tempo istante, senza presenza, sfida e riuscita, rapporto, solitudine, intuizione, azione, sono non solo perfettamente legati a, a quello che tu hai fatto, a quello che abbiamo fatto, a quello, ma anche al lavoro dei pescatori, se ci pensi. Speranza, certezza, intuizione, azione, tempo, attese, tempi, istante, tutte queste parole, sfida e riuscita, c'è anche la paura, no? E poi la speranza, la certezza, sono tutte cose che descrivono bene il tuo movimento, la tua riuscita, ma anche poi, se ci pensi, il lavoro col pescatore, la differenza è che, anzi, poi anche il rapporto solitudine, parliamone, no? La solitudine, ma poi tutto il lavoro che tu hai descritto loro è molto legato al rapporto in barca, non si sta da soli, si sta insieme. Tu il tuo rapporto l'hai fatto con momenti di solitudine, ma anche poi con, questo è nato da un rapporto, da tanti rapporti. Su tempo istante, tu sai che è una ricerca che mi sta particolarmente a cuore e quindi ti sfruglio. Tempo istante. Dicevo prima che mi sono data tempo, no? Mi sono data il tempo che salisse l'immagine giusta per poter scrivere, per poter raccontare di questa mia esperienza. Perché poi qual era la sfida in tutto ciò? Quello di provare a trasmettere un'emozione. Cioè, io sapevo con certezza cosa avessi sentito, cos'era quella cosa strana che succedeva con tutti loro, però mi risultava abbastanza difficile immaginare come la potevo rappresentare. Qui ogni tanto. E quindi il tempo mio, il tempo loro, e ogni volta. Anche questo forse si riesce a intuire, si riuscirà a vedere, a proposito dell'intuizione dai video, quella di rispettare un tempo che ho chiamato anche tempo interno, quello per cui sai quando è il momento di fermarti, quando è il momento di andare avanti, quando, senza invadere e continuando a tenere il rapporto. No, vabbè, ma tanto no, sono grande. Ci sta. Questo dicevo, è come la videocamera con i pescatori. Sapevo che, cioè so, che mi dovrei industriare meglio con l'audio, quindi mi dovrei mettere, che ne so, avete presente quella cosa che si mette sui microfoni per limitare, ma non gliela fo, perché tutte le interviste che ho fatto le ho fatte a questa distanza qui, quindi poi sentirete me sparata, loro un po' più basso, ma perché per l'idea di non essere troppo invadente. Dove stavamo? A proposito del tempo. Stavamo sul tempo istante, ma possiamo pure cambiare? Sì. E poi magari facciamo un po' di... No, voglio dire una cosa a proposito qua. No, a proposito della ricerca, del metodo, dell'essere... Detto scienziata. Allora, io non so se mi sono inventata niente di che, poi alla fine, dopo aver fatto sto lavoro, ho scoperto che ci sono cose che si muovono nel mondo, come si chiamano, vi dico due nomi: visual sociology e visual anthropology, per cui tu puoi fare quello che in un certo senso forse è stata in parte la mia ricerca, più di carattere qualitativo se vogliamo. Però rispetto forse a quella che è la ricerca qualitativa, l'intuizione che mi permetto forse di aver avuto è quella di aver azzerato completamente le distanze. Ancora i sociologi dicono che non bisognerebbe farsi coinvolgere troppo, bisogna mantenere una distanza.
io ci sono diventata amica dopo, cioè i rapporti con ognuno di loro, di amicizia, sono venuti dopo le interviste. Vi posso garantire, il momento dell'intervista è stato istantaneo, ve lo possono dire, vero? Rocco, lo puoi confermare. Quindi c'è quella cosa che, appunto, non serve. Cioè non serve mettere distanza, non c'è rischio a lasciarsi coinvolgere, non c'è alcun rischio, perché i sociologi direbbero che verso, diciamo, la ricerca verso la quale io sono più orientata, qualcuno mi disse, forse non mi ricordo, di aver incontrato una sociologa svedese che mi disse vabbè, però tu non puoi, poi c'è il rischio che, oddio, no, scatta l'affetto, e beh, non si fa. E che fa? Cioè, secondo me è assolutamente, se vogliamo usare un termine, è un valore aggiunto. Secondo me è indispensabile. È indispensabile. Se l'oggetto della ricerca è l'essere umano. Assolutamente sì, quindi si può fare, proporre una ricerca anche nuova. Per me, ad esempio, questa è stato qualcosa che, come dicevo, non ho stabilito a monte, cioè non sapevo che sarebbe diventato, quindi non sapevo assolutamente niente come è diventato, quindi per me questo adesso è un punto di partenza e lo voglio fare in modo diverso, non voglio replicare un modello, perché scalette non ne seguo, ci ho provato, siamo andati in questi giorni in giro, sto lavorando su un progetto che si occupa di gastronomia, non gliela fa. Ho provato a fare una linea guida, manco un questionario, giusto una linea guida. Sono arrivata a metà, l'ho dovuto levare. Ora dovrò rodarmi un po' di più, forse devo, no? Forse lasciarmi andare un po' di più, o devo anzi forse liberarmi di qualcosa che non lo so bene, ma sto sperimentando. Cioè anche questa ricerca nuova, partendo da questa intuizione, è quella di provare a vedere che succederà ancora. Finora abbiamo fatto incontri bellissimi, sparsi tra l'entroterra e la costa calabrese. E quindi mo vedremo. Che ne dite? Io sono. Sempre, parliamo di rapporti. Sentiamo qualcuno. Avete anche non domande, affermazioni, che ci vuole dire? Pancia, sensazioni, considerazioni, tutto, qualsiasi cosa, nomi, cose. Girare in città, è bello, no? Siamo un po' sparpagliati, però. Io va, ecco. Vai, inizia tu, poi passa. Presenta. Oggi c'era un bel vento, io sono Claudio Marciano e sono il collega di Monica, lavoriamo insieme e facciamo ricerca nell'ambito della costa, delle aree interne. Oggi c'era un bel vento, sono salito sulla tavola da surf e il vento, c'è quello che è salito molto. E ho cominciato a sperimentare quanto potevo cambiare l'angolo nella speranza poi di tornare indietro. E praticamente io parto da Reggio. In genere arrivo in mezzo allo stretto e poi arrivo dall'altra parte, arrivo in Sicilia e quando arrivo già a metà dello stretto, diciamo, si parlava di panza e un po' forte, molto rilassante, entro come in uno stato di yoga, di meditazione e a un certo punto ho visto che avevo aperto troppo l'angolo. E mi sono accorto al rientro, perché in genere si va di bolina, di modo che poi al rientro torni alla base, perché altrimenti... E ho imparato, dopo un paio di volte sono rimasto in mezzo al mare, onda dopo onda, che è meglio portarsi, nel caso del surf, una pagaia dietro. Perché se succede qualcosa, la tavola da surf si trasforma in canoa, ci metti 2 ore a tornare, però è bellissimo, un altro sport. E ho detto questa cosa perché è sempre nel nostro caso, a volte gli accademici volano molto alto perché abbiamo degli standard che sono duri, tosti, invece è come se si crea una distanza con la realtà e quindi c'è questo gap
Io credo che nel nostro gruppo proviamo a fare ricerca, ci consigliamo, ci scorniamo, ci sperimentiamo tutti insieme. E lì c'è anche Pina, qui c'è Enzo, Francesca è stata dei nostri, e qui c'è Antonio. Antonio è il presidente del GAC, che ci ha dato questa bella opportunità ai tempi, ed è stato presidente di tutti i GAC calabresi. E il metodo che usiamo, sebbene deve ancorarsi a qualcosa, ma a volte è anche una ricerca del metodo, cioè ci immergiamo, proviamo a immergerci in una realtà e proviamo proviamo a essere utili. Agli accademici ci chiedono dei parametri, quante citazioni hai, quanti articoli hai fatto. E non so se dico bene, però noi ci chiediamo se possiamo essere utili oppure no. La risposta non è noi che dobbiamo, non possiamo darla, però la risposta la dai tu, Franco, che vedi se o Nino o Rocco. Se riusciamo, perché il nostro mare, specialmente ero 2 giorni fa sul parco dell'Aspromonte, sui servizi ecosistemici, il mar Mediterraneo è molto sovrasfruttato e quindi dobbiamo un po' allargare lo storytelling, dobbiamo arricchire le normali pratiche di altro, altrimenti non gliela si fa. E quindi stiamo cercando come. Abbiamo i primi 3-4 anni di esperienza, ne faremo altra con il nuovo GAC, stiamo cercando di capire l'angolo, no? Di modo da vedere onda dopo onda, entriamo in mezzo al mare e poi onda dopo onda cerchiamo di tornare indietro, vedere. Questa è una cosa che ci trasforma prima di tutto noi. Però cerchiamo di vedere se riusciamo a dare un piccolo 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 contributo, qualcosa che possa dare una mano perché qui la realtà è difficile, l'imprenditoria è fragile e quindi le persone che hanno il privilegio di fare il nostro mestiere, che devono secondo me dare un contributo, proprio scendere e cercare di scendere e rimanere tutti insieme, come siamo ora qui. Mi fermo. Dai, lo riprendo. Poi lo ripasso. Grazie, intanto. Io faccio così. Ah, perfetto. Pancia, pancia. Meno testa e più pancia. Grazie. Buonasera Monica, io ho letto il tuo libro e quindi vorrei esprimere quello che ho sentito e penso che ti farà piacere perché l'ho già detto a Emilio, sei riuscita perfettamente, pur non essendo una scrittrice come tu più volte ribadisci nel libro, sei riuscita perfettamente a trasmettere l'emozione, una bellissima emozione. Scilla per noi è nel cuore di tutti noi reggini, ovviamente, da sempre, quindi la sentiamo tutti un po' nostra. E dopo aver letto il tuo libro, sono sicura che chi lo leggerà capirà che al mosaico meraviglioso della Marina Grande, delle Divertigine, del castello di Chianalea si aggiunge un tassello prezioso: il mare di Scilla visto da chi con quel mare ha vissuto per tutta la vita. E è una cosa a pensarci e immedesimandosi nella vita che hanno vissuto i pescatori, la gente di Scilla, ci si rende conto di quanto si possa amare questo mare. Non è alla fine solo un discorso economico, la pesca del pesce spada, eccetera, perché è assolutamente. Per cui io non so se qui in mezzo c'è qualcuno dell'amministrazione, qualche amministratore di Scilla, mi auguro che
qualcuno di noi, io in prima persona, possiamo fare qualcosa per sensibilizzare le istituzioni a stare vicino ai pescatori, alla pesca del pesce spada, perché è una tradizione pazzesca, unica al mondo, secondo me. E quindi sarebbe un peccato che col tempo si perdesse, perché per tutti i motivi che conosciamo. Quindi mi auguro che anche i nostri nipoti e i nipoti dei nostri nipoti potranno vedere in futuro le barche del pesce spada solcare il mare di Scilla. Grazie. Lo porto io. Lo posso avere io. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Lia, sono un'amica di Monica. E di Barbara, di Carlo, di Francesco, di tu. Io sono curiosa di sentire i protagonisti che con te hanno reso possibile questo grazie ai rapporti umani di cui parli. Li possiamo avere? Sì, io lascio. Lì, se hanno voglia di raccontarci qualcosa. Se hanno voglia, Sono stanco, sono tornato a mare. No, diciamo, sai come li conosceremo, li vedremo adesso nei video, sì. A me incuriosiva moltissimo, mi ha incuriosito molto a leggere il libro, mi hanno colpito le loro storie. Allora ve lo dico, perché trovo che ci sia un coraggio e una grande dedizione, un grande rigore, una grande passione, una grande disciplina che le nuove generazioni, a prescindere dal lavoro che sceglieranno, hanno bisogno di avere questa immagine. Uomini forti, uomini coraggiosi, uomini che non hanno assolutamente perso il desiderio di entrare in relazione con una sconosciuta. Ed è stato bello, grazie. Pensieri, impressioni. Faccio una domanda, ma di tutti i presenti, chi è che ha già letto il libro? Alzate la mano. Deve vedere, quindi c'è un sacco di gente che ancora se lo deve godere, pensa che meraviglia, non so, leggere, no? Voi che avete letto il libro, domande? Curiosità? Commenti? Io guardo lui. L'hai sfogliato? Comunque mi interesserebbe capire se effettivamente i pescatori... Aspetta. Non ho ancora letto il libro, quindi non ho molto da dire, però ho ascoltato qualcosa. Secondo me queste persone che eroicamente svolgono un lavoro difficilissimo e credo con tante difficoltà, che secondo me non ricevono aiuti da parte del comune o di statale. Ritengo comunque che queste persone abbiano la fortuna di vivere in una sorta di microcosmo, loro ambiente. Probabilmente si incontreranno tra di loro, probabilmente si conosceranno tutti. E non conosco la realtà di Scilla, però anni fa ho vissuto per qualche periodo a Bagnara. Bagnara la mattina in un residence al Porticciolo. Alle 4 del mattino sulle barche ci stavano intere famiglie, c'erano le mogli, i mariti, le signore con la gonna, e alle 4 del mattino c'era una vita, era come se fosse mezzogiorno, sembrava di stare al mercato, 3:30, le 4 del mattino. Era uno scenario, era bello, era emozionante, mi piaceva molto. Mi alzavo presto la mattina per guardare tutto questo. E quindi secondo me questi pescatori probabilmente quando svolgono il loro lavoro
saranno in grado di vedere tante cose che noi probabilmente non vedremo mai. Ecco, penso questo. Per l'idea che mi sono fatta io è che il loro lavoro è pura passione. Hai ragione, hanno, a parte la difficoltà, un mestiere forse rischioso anche. Molti di loro mi hanno raccontato che sono successe cose in mezzo al mare, soprattutto quando magari irrompono venti sopra le barche per la caccia del pesce spada. Non sono imbarcazioni che, correggetemi, mare forza 2, siamo già in condizioni di rotta di sicurezza? Ecco, eppure loro vanno, ma vanno perché hanno cominciato 3, 4, 5 anni. Mi hanno raccontato che si arrampicavano sulla torre quando diceva Nino, cioè ci hanno mandato lassù quando non si sapeva cos'era il pericolo. Dice, ci hanno mandato lassù a 10, forse anche meno, si sono arrampicati. Io aggiungo nel libro e dico che poi i bambini con invece una certezza inspiegabile sanno che non succederà nulla, vanno per quella dimensione di cui parlavo prima. E quindi loro fanno un mestiere, specialmente questo, che non è un mestiere tanto per, è una tradizione, è qualcosa che si portano dentro, che trasuda da tutti i pori. Quando loro ne parlano con un senso proprio di, dico di appartenenza, ma forse non vedo esattamente l'idea. E quello è il mestiere della loro vita, ci si sono ritrovati, ma lo hanno anche scelto. Non è che qualcuno, hanno visto i padri, ma se ne sono innamorati a loro volta. E questo ha fatto sì che ancora oggi, a poche barche, sono rimaste 4 barche, con un sacco di problemi, che qui nei video io ho cercato di mettere, non in evidenza, ma di farlo venire fuori in qualche modo nelle nostre chiacchierate. Ed è vero, ed è un peccato che rischi che vada persa. Io mi domando e mi chiedo, quanti altri anni durerà tutto questo? Qui forse Rocco e Peppe ti potranno dire che, ti possono rispondere dicendo che il rischio è grosso. Perché? Voi immaginate, io sono stata in barca con loro, mi hanno invitato, Peppe è stato il primo che mi ha detto, quando vuoi venire? Mi ha detto, quando vuoi. No, decidi tu, che Peppe è così. Mi ha detto, ok, un giorno d'agosto, sono stata 12 ore in barca con loro, 12 c'era anche Pina, 12, e perché stavo in posta con loro a tutti gli effetti. Anzi, mi ha ricordato Rocco l'altro giorno, dicevano che le donne in barca portano sfiga, non ne pare, hanno peso per 3 pesci spada, mi preoccupare, via che gli parte proprio così. Rido così, non ci fate caso. Quindi 12 ore in cui veramente il sole, la fatica, cioè non si sa più in realtà cosa, no? Cosa in quella giornata puoi mettere nel conto di quella giornata. Però, come dicerò, è una calamita. È una calamita. Peppe dice, io quando sto a mare sto bene, è sulla terraferma che mi sento strano. Rende perfettamente l'immagine. Ogni storia l'ho titolata, dato un titolo in base a quello che mi saliva di più da questi incontri, e infatti troverete che i titoli sono con loro citazioni. Ed è vero, perché io dicevo a Peppe, ma io mi sento un po', cioè sento che barcollo, cioè dopo 12 ore ancora l'indomani, cioè barcollavo nel letto, barcollavo per stare a parte, ma sì, infatti. Io invece no. Dice, e quando sto a mare stai in buono, dice sopra la terraferma che mi sento strano. E gli dico, c'è ragione, come gli fai a dire? Quindi
per tornare a te, è qualcosa, è un patrimonio immateriale. Questa pesca è qualcosa che è di più, non è solo un mestiere, è qualcosa che va ben oltre. E adesso forse proverete a capire. Gente anche dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista concettuale è molto interessante. Tu considera che, guarda, io è come se avessi formato l'immagine di quello che è sentirsi realizzati, cioè sentire che tu stai facendo qualcosa che da una parte senti che ti appartiene, dall'altra lo dice Nino bene quando dice senti che hai realizzato qualcosa, che no, senti frega, l'adrenalina insomma sale a mille, la competizione con le altre barche, c'è un mondo da anche che si scopre in parlando con loro. Io in barca ho avuto una serie di privilegi incontrandoli, non voglio fare un elenco, però vi posso garantire che sono belli tutti. Io sono passata a Scilla dopo, prima sono stata alla Tonnara, tutti meravigliosi incontri. E quindi sono contenta che poi sia riuscita anche a farlo diventare qualcosa che... Sei pronto? Ok. I'll tell me, don't bring you the sunshine.
Pubblico fuori che stanno ascoltando noi. Merci. Okay, potete accomodarvi, che vi frega, tanto. Siamo in famiglia, accomodatevi. Giuseppina. Oh yes! Sì, okay, bene. Mamma, questa te la dedico a te, amore mio bello. Anche se non è Giuseppina in inglese. Giuseppina, Alida, non c'entra niente, però... Pasquale, tu mi imbarazzi. Oh.
forse ha capito sicuramente adesso di ascoltare Mario Ferrara, che è uno dei più bravi chitarristi di Reggio Calabria. Grazie. Thank you, madame, thank you very much. E Mino Ferrara è uno dei più grandi tasseristi del Sud Italia, tasserista. No, è la però, più vecchio no.